C'è anche l'avvocato Agnelli tra i 71.000 dell'Olimpico. Ama il calcio, ma forse tifa Roma per tifare Juve, ovviamente. Comincia la Roma in attacco, decimo minuto, Totti. Buona la finta, il destro è alto. Inquadratura per Totti, poi il pallone di Simeone, siamo al 19° per Zanetti. Tenta la conclusione Zanetti, forse un cross, Ronaldo non ci arriva di testa. La replica della Roma due minuti dopo con Cafu, destro bloccato facilmente da Pagliuca. 26° Zanetti percorre oltre metà campo, si libera anche di Petruzzi, non trova di un soffio la porta. 36° contropiede della Roma, Balbo sponda per Paolo Sergio, il sinistro è controllato fuori da Pagliuca. Ecco Paolo Sergio, 38° Cafu. Salta Aldair di testa, sempre pericoloso nelle sue incursioni, palla alta. Il miglior momento dei giallorossi nel primo tempo. 42° Candelà. Lo scambio con Totti, Candelà si accentra, non tira, preferisce servire indietro Di Francesco, salva Bergomi. Prosegue l'azione 30° dopo, Paolo Sergio, Cafu. In area Cafu, Pagliuca chiude su Balbo e Paolo Sergio che si stavano avventando su un pallone d'oro. Pagliuca si arrabbia con i suoi, 44°, questo pallone arriva a Totti affrontato da Colonnese, il pallone va da una parte, Totti non cade, applausi di Bergomi perché il rigore qui non c'è e andiamo alla ripresa col montaggio di PG Bonelli. L'Inter sembra attendere l'occasione propizia, siamo al 4° Coé, Ronaldo tenuto in gioco da Aldair, si libera di Konsel e fa un gol dei suoi, è l'1-0 per l'Inter. Ronaldo, eccolo qui, tenuto in gioco da Aldair, si libera del portiere austriaco e segna a porta vuota. Un gol davvero alla Ronaldo. E l'Inter potrebbe chiudere, Zelias ignora proprio il fenomeno, trova Konsel al 7° 12° Totti cerca il numero in area, la rovesciata colpisce in pieno volto Colonnese, attimi di paura, fortunatamente non succede niente, anche Zeman chiede in panchina, ma l'ha preso. Fortunatamente Colonnese si riprende, entra Del Vecchio per Balbo, 17° passa un minuto, Tommasi, Cafu. Entra in aria Cafu con la punta del piede sinistro, supera Pagliuca che protesta, la rovesciata spettacolare di Cafu, forse però c'è gioco pericoloso su Bergomi, chissà, episodio da Moviola, per questo l'Inter ha protestato, Pagliuca è stato ammonito, avete visto la giravolta volante di Cafu, ma l'Inter vuole vincere, ancora confronto, Konsel, fenomeno Ronaldo, alla meglio Konsel, però poi Ronaldo, eccolo qui alla mezz'ora, vince un rimpallo col portiere austriaco e segna ancora a porta vuota, siamo al 30°. L'esultanza di Ronaldo è un gol che lancia la fuga dell'Inter subito dietro la Juventus. E Ronaldo, grande azione in velocità, c'è il fallo di Candelà ma soprattutto il salvataggio di Cafu. La Roma con la forza della disperazione al 40° di testa, Aldair alto, ci sono 5 minuti di recupero concessi da Cesari. Grande occasione di testa per Di Francesco, forse non ci crede nemmeno lui e non impatta il pallone. Finisce 2-1 per l'Inter.